Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Star Ocean The Second Story Remake. È un gioco che ho preso su Instant Gaming a poco più di 30 euro. Non c'entra nulla, quasi nulla, con il mondo indie, ma non è un gioco che io porto e gioco solitamente. Mi ha incuriosito molto per questa alternanza di grafica pixelosa per quanto riguarda i personaggi, la bellezza dei disegni e soprattutto il mondo che è stato rimasterizzato, perché è un gioco parecchio vecchio. E il motivo per cui faccio questo video è per spiegarvi un pochino le meccaniche di gioco, dato che adesso magari vedrete qualche immagine in sovraimpressione di quello che è l'esplorazione del mondo reale, le varie attività che si possono fare. E è un gioco fatto ad esplorazione con visuale libera solo nel mondo, diciamo, della mappa generale, mentre invece quando siete nelle mappe istanziate la visuale è bloccata, diciamo, solo in una direzione. È un gioco che è un JRPG ma con il combattimento in tempo reale, quindi dovremo scegliere proprio le nostre abilità, scegliere se controllare il nostro personaggio principale o uno dei nostri compagni. Potremo avere vari companion e la storia può essere iniziata con due personaggi diversi, Claude o Rena, e questo porterà a delle evoluzioni diverse nella storia e soprattutto dei compagni che potremo avere diversi, 12 in totale, 8 però soltanto li potremo avere nel corso di ogni run. E la cosa più interessante del motivo per cui faccio questo video è questo menu qui. Praticamente questi menu qui sono il fulcro del gioco, e la cosa bellissima di cui mi sto rendendo conto di questo titolo e di cui voglio parlarvi è il fatto che noi abbiamo, ok, i nostri due, ogni personaggio, adesso io ne ho solo due ma in realtà perché si è evoluta la storia ma non voglio spoilerare nulla, abbiamo diverse cose che andremo ad apprendere salendo di livello o scoprendole nel mondo, varie abilità. Queste abilità sono utilizzabili con Q ed E per tutti i personaggi. Ovviamente qua gli ho impostato cosa mettere quando inizia il combattimento, dato che sarà l'intelligenza artificiale a gestire questo personaggio, ma questi menu che arriveranno dopo, migliora e CO specialità, sono il fulcro di tutto. Perché? Perché migliora ci consente di migliorare queste abilità, sono un'infinità, e credo, ma non sono ancora sicuro, che ne scoprirò altre nel corso dell'avventura. Che cosa sono? Sono delle cose che banalmente uno dice: cosa mi serve aumentare i punti salute di 20 per livello? Sì, mi serve, nel senso, però perché devo spendere punti? Vedete, questi punti sono i punti PA, si guadagnano combattendo, finendo quest, e noi li possiamo spendere per prendere abilità, e ogni abilità può essere livellata. Io adesso vedete che ho biologia a 3, mineralogia a 7 e così via. Perché li livello? Lo vedremo dopo. Qua possiamo livellare invece queste, che sono uguali per tutti e sono abilità che vanno a influenzare la percentuale di difesa, di attacco, di elusione, la velocità di casting degli incantesimi con il discorso rapido. Quindi noi possiamo andare a prendere questi punti, spendere questi punti, i punti PB in questo caso, non più i PA, e per salire di livello e potenziare le basi, le statistiche base del nostro personaggio. Qui possiamo invece, in questo terzo menu, potenziare quei due incantesimi che vi facevo vedere, che attiviamo con Q ed E. Possiamo farli livellare e aumentano il danno fatto. Ogni danno, ogni arma così, ha dei danni fisici, magici e elementali. Quindi questo è un discorso molto molto ampio da fare. Ma perché noi prendiamo queste abilità qui? Queste abilità qui sono una figata assoluta, perché prendendone alcune piuttosto che altre possiamo sbloccare delle CO o delle specialità. In sintesi, vedete che queste qui che io ho sbloccato, e non sono neanche tutte perché, vabbè, scrittura, combinazione, non le ho fatte, io ho sbloccato personalizzazione. Queste qui, ad esempio scrittura, devo prendere calligrafia. Per prendere combinazione devo avere biologia, erbologia, scienza elementale. Cucina devo avere coltello, ricetta e occhio attento, che sono tutte abilità che potevamo prendere prima. In alcuni casi chiedono anche che tot personaggi del gruppo abbiano quell'abilità per poterla usare. In sintesi, una volta che noi, ad esempio in arte, prendiamo disegno ed estetica e si sblocca arte. Queste abilità qui, praticamente io ho personalizzazione, posso andare a prendere una spada, adesso lo può fare solo Claude, ma non lo posso fare. Io qui, cliccando su spada infuocata, che però è già incantata, potrei usare uno dei materiali che ho in inventario per avere la possibilità di incantarla con le varie percentuali. In valutazione, io se dovessi possedere degli occhiali,
posso analizzare degli oggetti che magari ho un po' mascherati nell'inventario, quel punto di domanda, cioè non ho le statistiche. Con artigianato posso andare a convertire vari materiali o creare oggetti da poter vendere, quindi in questo caso vedete che in alto c'è la percentuale, 30%, quindi se io dovessi andare a potenziare le abilità legate all'artigianato, potrei aumentare quella percentuale di tasso di riuscita. In questo caso io ho l'oro, posso cliccare sull'oro e decidere di andare a tentare di lavorarlo ottenendo questo oggetto che adesso scopriremo aumenta sensibilmente il tasso di colpo se chi lo indossa. Ok, altre volte invece posso fare una corona magari da vendere al mercato per ottenere tante cose. Ad esempio con l'alchimia possiamo andare a convertire e raffinare un metallo, quindi in questo caso io vedete qua al 100% con Celine di poterla convertire. Con la replica io posso, possedendo una fotocamera magica o irica, posso andare a copiare un oggetto, e queste sono solo alcune delle cose che possiamo fare. Inoltre, andando avanti in questo menu, ci sono le specialità. Specialità sono molto interessanti perché le sblocchiamo anch'esse. Vedete, in questo caso, avendo con addestramento, posso ridurre gli attributi per avere più esperienza. Questa ce l'avevo, ma il personaggio che aveva sforzo, determinazione e resilienza come abilità adesso non fa più parte del party. In sintesi, qui io potevo mettere on off su ogni personaggio, diciamo, candidabile a questa abilità. Gli diminuivo alcuni attributi, tipo la forza, quelle cose lì, ma guadagnavano più esperienza. Era uno slider che potevo attivare e disattivare quando volevo. Con ad esempio l'oracolo, raccogliere messaggi utili o meno, possiamo andare anche a fare sopravvivenza, vedete, per lustrare l'area alla ricerca di oggetti utili. Quindi praticamente io posso attivarlo e disattivarlo, vedete? E in questo caso camminando per il mondo posso trovare degli oggetti, cosa che non succedeva prima, ed è una figata questa cosa. C'è anche il borseggio, quindi prendendo il guanto del ladro, il guanto del mago e l'abilità valore imperturbabile, posso andare a borseggiare. Il famiglio è molto bello perché col famiglio io posso, possedendo del cibo per animali, ne possiedo uno, posso richiamare il piccione e quindi andare tramite questo piccione, anche se sono in un dungeon come in questo momento, in città e commerciare. Poi c'è la pesca, quindi la possibilità di attivare e disattivare la pesca, impostare un'esca e poi quando siamo nella mappa del mondo vero andare a pescare. Poi ci sono le super special che si ottengono solo quando rispettiamo delle caratteristiche particolari, tipo due persone hanno addestramento a livello 4 e per aumentare addestramento a livello 4 poi servirà sforzo, determinazione e resilienza aumentati fino a 4, credo, per aumentare a 4 l'addestramento di un personaggio. Potremmo prendere queste che sono super special, sopravvivenza a un personaggio, ok, super specialità in cui tutti fanno meno sacrifici per guadagnare punti abilità ogni livello, quindi guadagneremo tutti di più. Abbiamo forgiatura, questo mi piacerebbe molto, super specialità in cui tutti collaborano per fabbricare un'armatura di diversi metalli preziosi, quindi praticamente uniremo le abilità di più persone. Il contrabbando, super specialità, tutti cospirano per creare oggetti non proprio legali, il crimine pagherà. Cioè vedete, sono un sacco di cose che si possono fare, oltre ovviamente alle strategie, quindi la formazione del gruppo, la strategia. Queste sono delle evocazioni che troveremo nel corso dell'avventura, quindi ogni tot tempo in combattimento potremo evocare queste. Non ci hanno messo molta attenzione su questa cosa, non me l'hanno spiegata molto, mi hanno detto puoi evocare questa Letizia e io lo faccio. Qua invece la possibilità di determinare quale atteggiamento tenere in battaglia e qua la formazione dei personaggi. Ovviamente non mancano gli oggetti, divisi poi per categoria, l'equipaggiamento di uno dell'altro, quindi possiamo andare a spostare, cambiare, insomma il classico JRPG. Ma poi c'è il discorso del combattimento. Il combattimento io ho giochicchiato un po', l'ho trovato parecchio difficile, perché se vi overlivellate li uccidete con un colpo, ma appena arrivate nella zona nuova il gioco vi punisce subito, vi spinge ad esaminare ogni singola cosa che voi, ogni singola specifica, ogni singola resistenza o debolezza a un elemento, perché è un attimo che la battaglia poi diventi una disfatta. Quindi io adesso mi ritrovo in questa zona qui, zone sono istanziate, il mappa di gioco è abbastanza grande e quindi insomma il gioco merita assolutamente. Vale quanto costa? Secondo me sì, perché avete visto tutta la varietà di abilità che potete fare, quindi non è il classico vai avanti combatti, ma c'è anche un minimo di strategia e questo
mi piace molto e mi ha spinto ad acquistare il gioco. Spero vi faccia piacere questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima. Ciao ciao!